Con il restauro del monumento a San Gaetano, inaugurato stamani alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo, sono 8 gli interventi realizzati nell'ambito del programma Monumentando, promosso dal Comune e realizzato dalla società Uno Outdoor. Siamo molto soddisfatti perché era ridotto veramente male San Gaetano, adesso è ritornato al suo splendore. Nel cuore del centro storico di Napoli, ancora un progetto insieme con fondi privati e il Comune di Napoli, i restauratori, la sovrintendenza, un bel lavoro di squadra. Prossime tappe, Ponte di Chiaia e le torri aragonesi, quindi siamo soddisfatti e vorremmo continuare su questa strada, se c'è da perfezionare qualcosa la faremo. E poi un appello veramente ad evitare le vandalizzazioni, perché non è possibile che si inaugura un monumento, si restaura e c'è un piccolo gruppetto poi di vandali o di criminali che deve rovinare il riscatto e la rinascita di questa città. Quindi è brutto veramente pensare che ci possa stare qualcuno ancora che venga vicino alla statua di un santo e faccia un atto di vandalismo. Quindi deve crescere la coscienza civile, deve crescere la vigilanza democratica e poi ci auguriamo sempre che ci siano effetti sempre più concreti dopo la visita del ministro dell'Interno Minniti, che in occasione dell'insediamento del nuovo questore disse: daremo un segnale per maggiore vigilanza diurna e notturna in città da parte delle forze di polizia. Ci auguriamo che questo possa accadere quanto prima. I lavori di restauro dell'opera, voluta dai padri teatini della Basilica di San Paolo Maggiore come voto per la scampata pestilenza del 1656, sono stati eseguiti sotto la supervisione della soprintendenza ed hanno riguardato la pulitura ed il consolidamento del basamento marmoreo, del gruppo scultorio dei Puttini e della statua in lega di rame. Il progetto ha riguardato anche il ripristino della recinzione in ghisa e ferro con l'integrazione degli elementi mancanti e la sostituzione delle parti ammalorate. È stato innanzitutto un restauro completo, vale a dire anche con alcuni consolidamenti, si è intervenuto non solo sul basamento, anche sul gruppo scultoreo e poi anche sulla statua del santo, che è in una lega in rame, dunque un materiale abbastanza difficile su cui si è intervenuti. Si è intervenuti anche sulla recinzione esterna, dunque un restauro completo, è l'ottavo monumento che viene nell'ambito del programma Monumentando, ma sono tanti monumenti su cui stiamo intervenendo e stiamo riconsegnando alla città. Ci sembra un bellissimo momento, anche perché ha visto la partecipazione non soltanto di Comune, Soprintendenza e tutte le istituzioni che lavorano, ma con grande partecipazione anche popolare, anche delle associazioni. L'aureola è anche stata restaurata grazie ad un'ulteriore sponsorizzazione, un ulteriore intervento da parte delle associazioni, insomma un momento della collettività.